Allora, benvenuti, possiamo iniziare. Benvenuti all'evento La transizione verso sistemi alimentari sostenibili, un evento che viene ospitato sulla piattaforma della Maker Faire, l'evento sull'innovazione tecnologica più avanzato e più importante che abbiamo in Europa. E questo evento è organizzato da Arsia, l'Agenzia regionale di sviluppo agricolo del Lazio, da Agrocamera, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, dal Santa Chiara Lab, Università di Siena, dal World Fair Organization e da Rinnovabili.it, il quotidiano di cui io sono il direttore responsabile. Bene, abbiamo 7 straordinari e autorevoli ospiti oggi e io vorrei iniziare da una semplicissima considerazione. Il ruolo del cibo nel processo di transizione energetica è sempre più centrale. Questo è un assunto su cui oramai tutti gli operatori sono allineati, anzi io aggiungerei nel processo di transizione verso la sostenibilità ambientale, il ruolo del cibo sta assumendo in questi ultimi anni ancora più importanza rispetto ai settori tradizionali della transizione ecologica. Sto pensando a quello dell'energia, pensate all'avvento delle fonti energetiche rinnovabili, dell'efficienza energetica, ma sto pensando anche al mondo dell'economia circolare. Ebbene, questi settori oggi sono addirittura meno importanti rispetto a questo percorso del ruolo che costituisce il cibo e di tutta la sua filiera. A questo punto quindi è molto importante interrogarsi su quale sia in effetti il percorso più efficiente e più giusto, più sostenibile della filiera del cibo verso gli obiettivi della sostenibilità. Il ruolo del cibo poi è particolarmente importante non solo per la sostenibilità sociale ed economica, intesa come possibilità di una maggiore e migliore ridistribuzione delle risorse, sia economiche che sociali, che del cibo, ma anche io aggiungerei è molto importante dal punto di vista della sostenibilità ambientale. E oggi sappiamo con certezza quanto la filiera del cibo produca in tutte le sue fasi, dalla produzione fino al consumo, la quota di gas climalteranti sul pianeta e quindi di quanto le attività legate all'agrofood siano, come dire, partecipano in modo molto importante al fenomeno terribile dei cambiamenti climatici che abbiamo già sotto gli occhi da oramai più di una decina di anni. Ebbene, oggi parleremo di questo e credo anche di molto altro, grazie alle testimonianze di questi 7 straordinari ospiti che vi presenterò via via nel corso della giornata. E, fra l'altro, credo che il dibattito possa prendere spunto e sia particolarmente interessante anche grazie alla recente attribuzione del premio Nobel per la pace al World Food Program. Questo è un evento straordinario, particolare, oggi parleremo anche di questo. Bene, darei a questo punto, chiedendogli la cortesia di fare l'introduzione dei lavori, la parola al presidente dell'Arsial, Mario Ciarla. Presidente, prego. Buongiorno e benvenuti a tutti. Iniziamo puntuali e questa è sempre una nota di pregio. È un pregio. Esattamente. E, no, siamo, permettetemi prima di tutto di ringraziare il Maker Faire che ci ospita, perché in realtà organizzare un evento come questo nella particolare situazione di difficoltà che viviamo comporta una grandissima fatica.
tanto più la comporta rimodulare un evento che da 13 anni rappresenta un punto fermo per l'innovazione e la creatività. Quindi veramente un plauso agli organizzatori. Siamo molto soddisfatti come Arsial di aver promosso questo webinar dentro al canale Agri Food and Tech di Maker Faire, che nasce proprio con l'intento di dare una con maggiore consapevolezza rispetto a quelle che sono le ottimizzazioni, le rivoluzioni che ci sono state negli ultimi anni nel settore dell'agroalimentare, e mostrando quelle innovazioni che comportano un miglioramento della qualità del servizio e maggiore sostenibilità e competitività per le imprese. Ringrazio quindi tutti i partecipanti al webinar, in modo particolare ci fa particolarmente piacere di avere tra noi il dottor Gianluca Ferrera, perché il Nobel per la pace al World Food Programme è un riconoscimento d'eccezionale importanza, che premia un lavoro che il World Food Programme ha fatto in tutti questi anni, tra l'altro molto spesso in modo silenzioso e discreto, che però è fondamentale nel nostro mondo globalizzato. In realtà, come anche le altre agenzie delle Nazioni Unite del Polo Agroalimentare a sede a Roma, grazie anche a una scelta lungimirante che fecero le classi dirigenti italiane dell'epoca, perché credo che per l'Italia questo elemento, e tanto più per la nostra città, è un punto di forza, forse non peraltro ancora totalmente adeguatamente sfruttato. Mi hanno colpito le ragioni che hanno portato, diciamo, all'assegnazione del Nobel, ossia per gli sforzi fatti per combattere la fame e migliorare le condizioni di pace nelle aree che sono state colpite dai conflitti. Questo connubio oggi, secondo me, è ancora più attuale, quello tra possibilità di accedere alle risorse alimentari, al cibo e alla pace e alla salute. Questo elemento, diciamo, è un qualcosa che nella pandemia che attraversiamo ha un significato ancora maggiore. Cioè, la pandemia di coronavirus ha contribuito a un forte aumento del numero di vittime della fame nel mondo. E fino al momento in cui non avremo un vaccino medico, il cibo è il miglior vaccino contro il caos che attraversiamo. Questo io lo ritengo un concetto basilare, e quindi anche l'idea, la scelta di aver assegnato il premio Nobel in un mondo che è fortemente mediatico, quindi si poteva scegliere una personalità politica piuttosto che del mondo della cultura, ma comunque una persona, ma invece di averlo scelto un'organizzazione, secondo me dà un significato ancora maggiore a questa prospettiva in cui noi ci dobbiamo muovere, e che è proprio quella della sostenibilità, perché poi alla fine il World Food Programme è uno dei protagonisti nella scena mondiale della sfida della sostenibilità, e io uso proprio il termine sfida perché questa è una sfida che riguarda la nostra collettività, ma ci riguarda poi singolarmente, no? C'è quel proverbio dei nativi americani che ammonisce che noi la terra non l'abbiamo avuta in eredità dai nostri avi, ma l'abbiamo presa in prestito dai nostri figli, e il nostro compito è restituirgliela. Io credo che questo sia di un'attualità assoluta, perché il Covid è un grande acceleratore di processi che già erano in nuce nella nostra società. Questo è vero, diciamo, per quello che riguarda purtroppo anche degli aspetti negativi. Penso al tema delle disuguaglianze, di quanto queste si siano accentuate in quest'anno di pandemia. Ma in questo mondo interconnesso, fatto di trasporti, scambi economici, viaggi, la sostenibilità, sta pagando un prezzo molto caro. Guardate che c'è un elemento: le giovani generazioni, prima che la pandemia prendesse piede, avevano cominciato a scendere in piazza in centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. E guardate, io all'inizio, quando mi è capitato di partecipare a qualcuna di queste manifestazioni, ne davo quasi una lettura quasi di moda, cioè quasi come se fosse una moda. In realtà, invece, c'è un elemento di consapevolezza, un po' come un ragazzino di 12 anni ha una maggiore dimestichezza con quelle che sono le attrezzature del mondo dell'informatica, dei computer, sicuramente di una persona come me, che magari è particolarmente arcaica, per carità, però
E così c'è un elemento quasi naturale invece nel porsi un problema del tema della sostenibilità del pianeta. E infatti questo movimento è stato un movimento diffuso, globale, sono scesi in piazza in tutto il mondo, in Italia, a Roma. Mi pare tra l'altro doveroso ricordare in questa sede due volontarie che, come tante centinaia di migliaia di persone, sono state protagoniste. Di questo nuovo impegno che sono scomparse del World Food Program in Etiopia 2 anni fa, Pilar Buzzetti e Virginia Chimenti, due ragazze romane che sono morte in un tragico incidente aereo in Etiopia mentre stavano andando a Nairobi per partecipare alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite, e allora è stato intitolato a Villa Blanca, il parco dell'Università della LUISS. E in questo momento noi siamo su un crinale particolare, nel senso che per la prima volta la politica europea ha messo in prima fila l'accento sul Green New Deal, ci ha posto la sostenibilità per la prima volta nella sua storia come un obiettivo prioritario e irrinunciabile. Questa transizione verde, certo, parte in un momento particolare di difficoltà. Perché sappiamo tutti quanto ha pesato sul sistema economico e produttivo quest'anno di pandemia. Ha paradossalmente rilanciato però quello che è un elemento essenziale di un connubio cibo-salute. L'abbiamo visto tutti l'importanza di quella che è la catena del sistema alimentare, specie i primi giorni di marzo-aprile, quando c'era anche perfino quasi un elemento di panico, di paura. Rispetto alla nostra popolazione, motivata però perfino per gli approvvigionamenti. È ovvio che questo elemento deve porre l'accento su un'agricoltura sostenibile, cioè gli agricoltori sono totalmente al centro di un sistema alimentare sostenibile. È chiaro che questo lo si realizza se noi riusciamo a costruire un'agricoltura carbon free, ossia che restituisce all'ambiente gli input che impiega. Tutto ciò non è facile perché questa sfida potrebbe essere anche vista quasi come un'imposizione insopportabile. In realtà io invece penso che questa può essere una grande opportunità. È chiaro che non ha confini di tempo e di spazio, c'è un elemento di responsabilità solidale che non si può eludere, che ci riguarda tutti, e soprattutto che si può realizzare solo se c'è una giusta remunerazione del prodotto del settore primario. E quindi questo è un fatto strategico che riguarda prima di tutto i rapporti tra il nord e il sud del mondo. E poi abbiamo bisogno da parte anche dei tecnici di soluzioni, di strategie, di presupposti economici e di pace sociale. Ognuno deve fare la sua parte, lo deve fare la ricerca scientifica che ci deve dare strategie che poi possano portare a soluzioni concrete, anche tecniche, gli economisti. Come dividere in modo equo i costi e i benefici di questa transizione e soprattutto anche gli agricoltori che sono centrali in questo processo, con una grande disponibilità a rifondare e attualizzare il loro lavoro. Su quest'ultimo aspetto, credo che il compito dei servizi di sviluppo, proprio di un'agenzia come la nostra, ad esempio, sia essenziale. Cioè queste soluzioni che consentano una transizione verde, che ci porta verso quella che semplificando all'eccesso, viene definita come l'agricoltura 4.0, che è un'evoluzione dell'agricoltura di precisione, non camminano da sole, sono possibili solamente se c'è un forte connubio tra un sistema produttivo, tra un sistema della ricerca e tra le agenzie come nel piccolo la nostra, no? Che è l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, che dovrebbe essere proprio un enzima che interconnette questi mondi che tante volte fanno fatica a parlarci e che non possono non porsi il problema di avere anche uno sbocco e una realizzazione di come queste innovazioni poi arrivano e vengono utilizzate dagli agricoltori e in generale dal sistema produttivo. Quindi questa cerniera tra il mondo della ricerca e la produzione, quasi tra scienza e coscienza, è sempre più strategica e attuale. Questa per noi è una giornata importante per capire anche quali percorsi possiamo adempiere per avvicinarsi all'appuntamento internazionale del Food System Summit che ci sarà nell'autunno dell'anno prossimo e su cui noi siamo pronti a collaborare e a costruire insieme un percorso che parte da oggi, coinvolgendo prima di tutto quelli che sono i relatori, gli esperti e tutti i partner che parteciperanno alla discussione di questa nostra giornata,
E questo, diciamo, speriamo che nell'anno prossimo sia possibile tornare a fare degli eventi in presenza. E quindi, ecco, concludo questo breve intervento facendovi gli auguri per un buon 2021, sperando che sia migliore dell'anno che abbiamo trascorso. Non dovrebbe essere così complicato, comunque ce l'auguriamo. Grazie e buon lavoro. Grazie, grazie Presidente Sciarra. Molto, molto interessante il suo intervento. Voglio semplicemente ricordare un passaggio che mi ha particolarmente colpito, cioè quello di associare il cibo ad uno dei migliori strumenti per contrastare la pandemia che stiamo vivendo in questo momento. Ecco, la qualità del cibo effettivamente potrebbe essere davvero una delle soluzioni per questo terribile problema e secondo me un incontro come quello di oggi può darci anche delle risposte concrete da questo punto di vista. A questo punto io darei la parola al dottor Gianluca Ferrara del World Food Program e già in qualche modo il dottor Ciarla ci ha parlato di questa magnifica attribuzione del premio Nobel all'associazione che lei rappresenta. Devo dirle la verità, leggendo di questa notizia, informandomi, effettivamente mi è venuta una grande curiosità di conoscere le reali motivazioni, perché io sono abituato a vedere, come dire, premiati dei personaggi politici, dei negoziatori, dei uomini della pace, dei uomini della cultura. Ecco, un'associazione che rappresenta lo sviluppo alimentare nel mondo è indubbiamente rappresenta allo stesso tempo un grandissimo evento. Io vorrei capire da lei quali sono le motivazioni vere per le quali diciamo, vi è stato attribuito il premio Nobel. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Ferrera, come brevemente ricordato, e vorrei veramente ringraziare gli organizzatori, il dottor Ciara, il dottor Spagnolo, per le parole introduttive che certamente facilitano il mio intervento. Io ho preparato qualche slide per celebrare un po' insieme a voi effettivamente questo premio Nobel inaspettato, ma allo stesso tempo molto emozionante e molto apprezzato, come potrete immaginare, dalla nostra organizzazione, ma anche per parlare non soltanto del premio Nobel, ma anche come questo premio sia soprattutto uno stimolo nella lotta contro la fame e per la costruzione di sistemi alimentari sostenibili, che è effettivamente il tema della discussione di oggi. Quindi, se possiamo passare alla prima slide, possiamo cambiare slide. Ecco, perfetto. Allora, non potevo non iniziare mostrandovi una foto del nostro. No, torniamo indietro per favore alla prima slide, quella con la foto del nostro direttore esecutivo. Brevemente. Boh, esatto, ecco, questo è giusto per mostrarvi il premio Nobel ricevuto dal nostro direttore esecutivo David Beasley questo giovedì 10 dicembre, quindi siamo veramente freschi di laurea, se possibile. Possiamo dire, in una cerimonia che sia ovviamente virtuale, ma un rappresentante del Comitato norvegese del Premio Nobel è effettivamente venuto a Roma per consegnare di persona il premio. La cerimonia tradizionale che tutti gli anni si tiene con la presenza dei reali di Norvegia, del primo ministro norvegese, ovviamente non si è potuta tenere quest'anno a causa della pandemia, ma speriamo che nei primi mesi dell'anno prossimo, se le condizioni lo permettono, questa cerimonia presenziale si possa tenere. Ecco, io vorrei rivenire brevemente su qualche messaggio chiave che il nostro direttore esecutivo ha voluto condividere con il pubblico nel momento della consegna del premio. Allora, innanzitutto, il premio Nobel è un riconoscimento importante, come già il dottor Ciarla e il dottor Spagnolo ricordavano, del nesso che esiste tra guerre, conflitti e fame e al ruolo che l'assistenza alimentare alle popolazioni vittime di conflitti gioca nel promuovere i primi passi verso la pace e la soluzione delle guerre.
Il premio mette in luce la situazione nella quale si trovano circa 700 milioni di persone che sono vittime allo stesso tempo di guerre e di insicurezza alimentare, amplificando così le loro voci di sofferenza e creando un momento di riflessione globale sui loro bisogni, spesso non coperti a causa della disponibilità limitata di risorse. Ecco, mettere il faro su questi 700 milioni di persone è per noi il riconoscimento più bello del premio Nobel. Il PAM condivide questo premio non solo ovviamente con i nostri funzionari, collaboratori, consulenti, molti dei quali lavorano sulla linea del fronte, ma anche a tutti quelli che nel corso degli oltre 50 anni di vita vi hanno lavorato e collaborato, ed un tributo in particolare a quei colleghi, il dottor Cialla ricordava Pilar e Maria Chimenti, le due colleghe che sono morte l'anno scorso in questo tragico incidente aereo, ma purtroppo ci sono tanti colleghi che nel corso della storia hanno perso la vita nell'espletamento delle loro funzioni, e a loro questo premio Nobel è soprattutto, e per loro questo premio Nobel è soprattutto un riconoscimento. Questo premio si condivide con molti partners, innanzitutto le altre agenzie umanitarie, siano l'UNICEF, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, la FAO, le tantissime organizzazioni non governative che lavorano, ci complementano nelle zone più difficili del pianeta. Ma anche ovviamente i governi dei paesi in cui siamo presenti e i donatori che ci sostengono. E solamente lavorando insieme, ciascuno con i propri punti di forte vantaggi comparativi, che possiamo assistere degnamente le persone che si trovano nel bisogno di ricevere un'assistenza umanitaria. Ecco, le tre ragioni, le tre motivazioni che hanno portato il comitato norvegese per il premio Nobel a scegliere quest'anno il programma alimentare mondiale sono state già brevemente ricordate dal dottor Cialla. Vorrei qui andare un po' più nei dettagli. Allora, la prima motivazione è gli sforzi nella lotta alla fame in 60 anni di attività, e in particolare quest'anno il Comitato ha voluto riconoscere anche gli sforzi nel quadro della risposta globale alla pandemia da Covid-19 e l'abilità dimostrata dal PAM nell'intensificare e aumentare le operazioni di aiuto nel contesto della pandemia. La seconda ragione è un premio per il contributo che un po' apporta il Programma Alimentare Mondiale nel migliorare le condizioni che conducono alla pace nella situazione di conflitto, e il terzo è quello di aver agito e agire come forza trainante per prevenire l'uso della fame come arma di guerra. Ecco, lasciatemi in particolare rivenire su queste ultime due motivazioni, e cioè il nesso, la correlazione che esiste tra fame, insicurezza alimentare, malnutrizione e situazioni di conflitto. Il Comitato norvegese per il premio Nobel descrive tutto ciò come un circolo vizioso nel quale guerra e conflitti portano come conseguenza fame e insicurezza alimentare, ma anche come fame e insicurezza alimentare possono essere causa di conflitti e uso della violenza. Il PAM, secondo il Comitato, ha giocato un ruolo chiave all'interno della cooperazione multilaterale nel fare della sicurezza alimentare uno strumento di pace, mobilizzando gli Stati membri a combattere l'uso della fame come strumento di guerra, e il Programma Alimentare Mondiale a questo riguardo è stato uno dei promotori della risoluzione 2427 del Consiglio di Sicurezza, che riconferma la proibizione dell'uso della fame come strumento di guerra, specialmente laddove forze belligeranti bloccano gli accessi del cibo alle popolazioni che ne hanno bisogno, al fine di provocarne la resa o la fuga. Possiamo passare al prossimo slide? Il prossimo slide, grazie. Ecco, volevo condividere con voi alcuni dati, quindi lo dicevo all'inizio, circa 700 milioni di persone, scusa, lo slide di prima, per favore. Esatto, circa 700 milioni di persone vivono oggi in aree esposte a guerra, conflitti, instabilità e violenza. Tra i 135 milioni di persone che secondo le nostre analisi in questo momento si confrontano con gravi e acuti problemi di insicurezza alimentare, circa 77 milioni, più della metà, vivono in situazioni di conflitto. Possiamo quindi concludere sulla base di questi dati che i conflitti e le guerre sono oggi, insieme al cambiamento climatico, insieme alla instabilità socio-economica, l'abbiamo visto con la pandemia Covid, sono oggi tra le minacce più gravi per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e soprattutto l'obiettivo fame zero all'orizzonte 2030. Possiamo andare al prossimo slide?
Perfetto, ecco, qui volevo condividere con voi quattro situazioni che in questo momento ci preoccupano molto e quattro situazioni che hanno tutte le stesse caratteristiche, quindi instabilità, insicurezza, conflitti in questi quattro paesi, lo Yemen, il Sud Sudan, il nord-est della Nigeria, il Burkina Faso, difficoltà di accesso per il PAM e per le altre organizzazioni umanitarie a raggiungere certe popolazioni all'interno di particolari regioni di questi quattro paesi e problemi di finanziamento. Quindi questo cocktail micidiale di guerra, problemi di accesso e finanziamenti limitato espone moltissime persone in questi quattro paesi in questo momento a situazioni di crisi acute e sul quali noi al momento mettiamo l'attenzione particolare e saranno situazioni da seguire attentamente nelle settimane e mesi che vengono al fine di prevenire una deteriorazione, ma ancora una volta senza accesso per gli umanitari, per organizzazioni come la nostra e altre, alle popolazioni civili vittime di questa insicurezza, sarà molto difficile portare aiuto, l'aiuto di cui hanno bisogno. L'ultimo slide per chiudere il mio intervento, se possiamo andare all'ultimo slide. Ecco, perfetto. Ecco, qui vorrei appunto collegarmi un attimo, diciamo, uscire diciamo dal premio Nobel e andare veramente verso il tema principale della discussione del seminario di oggi. E quindi come vogliamo costruire, utilizzando il summit dell'anno prossimo all'orizzonte 2030, dei sistemi alimentari che siano sostenibili, che siano inclusivi e che siano in grado di portare sicurezza alimentare e buona nutrizione a tutti. Lo dicevo prima, il premio Nobel è soprattutto uno stimolo a fare di più e a fare meglio, uno stimolo a continuare a ricercare nuove, più efficaci soluzioni per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le tematiche che trattiamo oggi in questo seminario, ovvero come arrivare a costruire sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, efficaci, efficienti, offrono delle possibilità interessanti per riflettere insieme su nuovi approcci di analisi, su nuovi paradigmi. Questa è un po' la sfida che vedo. Nuovi approcci di analisi e di programmazione delle risposte umanitarie di sviluppo, con processi dinamiche sempre più allineate in un continuum tra risposta umanitaria e development, sviluppo. Ci sono ancora troppi silos, troppe barriere tra i differenti attori, governi, donatori, società civile, organizzazioni multilaterali che penalizzano l'implementazione di questo nexus tra pace, fame e sviluppo sostenibile. Noi pensiamo che gli approcci sistemici verso cui tendiamo con l'organizzazione del summit dell'anno prossimo, come appunto quello della costruzione di sistemi alimentari sostenibili, possono rappresentare un nuovo paradigma per analizzare i problemi in maniera più partecipativa e consensuale e per disegnare risposte concordate, coese e meglio integrate anche nel tempo tra i diversi attori. Vorrei ricordare per esempio che nel corso dell'ultimo consiglio d'amministrazione del PAM nel mese di novembre, un'importante riunione tra il segretario generale Gutierrez, il nostro direttore esecutivo, la presidente Tessa del Fondo Monetario Internazionale, il direttore della Banca Mondiale, il rappresentante dell'Africa Union. Bisogna mettere insieme la pianificazione di questi i governi, di questi grandi attori, se vogliamo attaccare i problemi sistemici. I problemi sistemici sono tanti, sono complessi, nessuno può fare da solo, nessuno può fare cavaliere solo, bisogna lavorare insieme. Questo è il messaggio con cui vorrei concludere il mio intervento e nel ringraziarvi ancora una volta per l'opportunità che ci avete dato, vi restituisco la parola, grazie. Grazie dottor Gianluca Ferrera, anzi mi scuso per non aver prima pronunciato correttamente il suo cognome e grazie specialmente per il quadro così lucido e sintetico della situazione internazionale che lei ci ha fatto e mi ha colpito in particolar modo l'associazione lucida che lei ha fatto tra sicurezza alimentare e pace, no? E che poi, se ho ben capito, sono gli argomenti base su cui voi avete ricevuto questo premio Nobel.
e anche l'individuazione della guerra e dei cambiamenti climatici come gli elementi più ostativi per arrivare all'obiettivo fame zero che l'ONU, come sappiamo tutti, si è prefissa. Bene, a questo punto passerei all'ambasciatore Giorgio Marrapodi, direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Come sappiamo tutti, è la persona, è l'uomo che sta preparando il percorso dell'Italia alla partecipazione del Food System Summit che si terrà a New York nel prossimo autunno. Ecco, io vorrei chiederle, ambasciatore, come si sta diciamo predisponendo e rispondendo l'Italia a questo evento così importante, quale ruolo avremo e se cortesemente ci racconta se ci saranno delle tappe intermedie di preparazione a questo evento. Grazie, ambasciatore. Grazie direttore, grazie per questi input. Intanto, se me lo permette, vorrei ritagliarmi due minuti iniziali per ricollegarmi a degli spunti importanti dati prima dal presidente Ciarla e poi dal collega del PAM Ferrera. Intanto per unirmi anch'io alle congratulazioni, all'apprezzamento che tutti noi abbiamo per questo premio Nobel al PAM, essendo il paese ospite dell'organizzazione, non possiamo che gioire insieme con l'organizzazione. Il presidente Ciarla elodava nel suo intervento la lungimiranza delle classi dirigenti dell'epoca che hanno accolto la FAO, il PAM, successivamente l'IFAD, questo polo romano del cibo e dell'agricoltura. E sono d'accordo anche con il presidente Ciarla, forse mai valorizzato abbastanza anche a livello nazionale. Però sappiamo che su questi temi, sui temi in generale di politica internazionale, è sempre difficile raggiungere la grande opinione pubblica. Ora è vero che forse il polo romano e soprattutto il PAM, che ha una proiezione umanitaria, dovrebbe essere più facile. Io credo che negli ultimi anni le cose, anche da questo punto di vista, dal punto di vista dell'outreach, della proiezione, siano migliorate. In fondo credo che anche questo premio Nobel un po' lo dimostri. E come Italia abbiamo sempre fatto un grosso investimento, perché comunque soltanto ospitarle le organizzazioni, al di là della nostra partecipazione ai programmi, dei contributi che diamo ai programmi sui singoli paesi, credo già soltanto ospitarle richiede un investimento importante, iniziale e continuo, anno per anno, da parte del paese ospite. E non abbiamo mai fatto mancare il nostro contributo in questo. Non solo, però come governo, come istituzioni, con una costante negli anni abbiamo sempre cercato di lavorare al rafforzamento del polo romano. E anche qui, nel dire che non è conosciuto abbastanza, è vero, perché spesso si parla delle tre Rome-based agencies, mentre noi ci teniamo a dire che c'è una quarta gamba del polo romano dell'agricoltura, che è Bioversity, su cui anche l'Italia ha fatto un investimento, e che è quella organizzazione internazionale che oggi ha sede a Maccarrese e che lavora nell'ampio settore della ricerca connessa al cibo e all'agricoltura. Non solo, ma non manca occasione in cui da parte nostra, nell'incontrare nei nostri colloqui con i responsabili delle altre organizzazioni internazionali che sono in Italia, perché anche qui non un problema di insufficiente conoscenza non riguarda solo il polo romano, ma riguarda in generale la presenza delle organizzazioni internazionali in Italia. Noi abbiamo un polo delle Nazioni Unite della formazione a Torino, un polo scientifico a Trieste, abbiamo a Roma stesso un polo giuridico con UNITROA, che è forse l'organizzazione internazionale di quelle oggi esistenti, la più antica, e a cui poi negli anni recenti si è aggiunto
l'IDLO, l'International Development Law Organization, e a tutti chiediamo di fare sinergia, nel senso che c'è la possibilità di fare sinergia tra la formazione e il polo romano, c'è possibilità di fare sinergia tra il polo giuridico romano e il polo romano del Food and Agriculture, c'è possibilità di fare sinergia con il polo scientifico a triestino, e abbiamo visto anche quanto sia stato attivo in queste ultime settimane sulla pandemia. Un ultimo elemento che tengo ad aggiungere in particolare, e poi passo al Food System Summit, è la presenza a Brindisi di una base logistica, umanitaria, che è finanziata dall'Italia, gestita dal World Food Program, che è quel lab che consente al PAM di fare gran parte del lavoro, soprattutto nella sua proiezione verso il continente africano, che abbiamo visto dalle slides che ci mostrava prima il dottor Ferrera, è quello dove forse sono più presenti quelle situazioni di conflitto e di instabilità. Su Brindisi stiamo lavorando, avevamo iniziato a lavorare già prima del riconoscimento del premio Nobel al PAM, nei colloqui tra il nostro governo e il direttore Beasley, nel fare un grosso investimento nella base di Brindisi per ampliarla, modernizzarla e renderla sempre più rispondente alle nuove esigenze del settore umanitario, proprio avendo bene in mente che il triplo nesso, il nesso umanitario, pace e sviluppo, è la chiave di volta per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. E scusatemi per questa premessa, ma mi sembrava, essendo poi da direttore generale della cooperazione e dello sviluppo e l'occhio sulle agenzie romane e in generale sulle organizzazioni internazionali in Italia, molto attento, quindi ci tenevo anche a valorizzare anche da parte mia questo lavoro che si sta facendo. Il Food System Summit sarà uno dei grandi appuntamenti del 2021, ma non sarà l'unico in cui si parlerà di sicurezza alimentare. Il 2021 è un anno particolare in cui per l'Italia coincide la presidenza del G20 che è iniziata qualche giorno fa, la copresidenza insieme al Regno Unito della COP26, e poi si terrà in Italia questo pre-vertice non delle Nazioni Unite, ma vertice del segretario generale dell'ONU sui sistemi alimentari anche se la data ancora è da definire, si terrà in estate a Roma, per poi in qualche modo essere ratificato a New York a settembre in un vertice dei capi di Stato e di Governo a margine della settimana ministeriale di alto livello dell'Assemblea Generale dell'ONU. A questo vertice ci stiamo preparando ben consapevoli di quelle che sono le sfide. Noi abbiamo visto anche qui, non è stato menzionato, ma lo ricordo anch'io, la prima preoccupazione quando 3-4 miliardi di persone erano in lockdown lo scorso inverno è stato quello, e lo abbiamo visto anche in Italia, è stato quello di garantire la sicurezza delle filiere alimentari, la sicurezza della produzione, della trasformazione agricola, della distribuzione, che non ci fosse panico nella corsa ai carrelli della spesa. Quindi il settore del cibo e dei sistemi alimentari è un settore chiave per la stabilità, per la sicurezza, per la pace, e abbiamo visto come può essere minacciato da una situazione imprevista come quella della pandemia. Il lavoro si svolgerà lungo 5 linee di azione che sono state definite dalle Nazioni Unite nella parte organizzativa, sono più 5
5 action tracks, sostanzialmente si lavorerà per trovare soluzioni innovative per garantire cibo sicuro e nutriente per tutti, si lavorerà per individuare come passare a modelli di consumo sostenibili, come stimolare la produzione positiva in armonia con l'ambiente, come promuovere mezzi di sussistenza equi e di distribuzione del valore, come costruire la resilienza alle vulnerabilità, agli shock, agli stress delle filiere alimentari. Questo lavoro sulle cinque linee direttive e sulle cinque linee direttive non può essere fatto solo dai governi, ed è forse anche per questo che questo vertice è diverso dalla maggior parte dei vertici delle Nazioni Unite. Non è un vertice che deriva da una volontà dell'Assemblea Generale o da una delle commissioni, non era richiesto da una delle risoluzioni delle Nazioni Unite, è un vertice che è stato convocato dal segretario generale dell'ONU e quindi un vertice non intergovernativo, ma un vertice che coinvolge tutta la società e quindi le organizzazioni della società civile, le ONG, le fondazioni, le università, il mondo privato, il mondo profit, che oggi è considerato da tutti fondamentale per raggiungere gli obiettivi della sostenibilità. Quindi è un programma complesso. L'Italia, forte della sua produzione agricola, delle sue eccellenze enogastronomiche, della rinomata reputazione agroindustriale, dell'antica tradizione culinaria, poi quest'anno è un anniversario importante della proclamazione della dieta alimentare come patrimonio immateriale dell'UNESCO, e quindi l'Italia in tutto questo intende intervenire, e anche intende intervenire per dare il suo contributo per arrivare ad un'agricoltura vitale, sostenibile in ogni parte del mondo, soprattutto dove l'insicurezza alimentare colpisce di più, però facendolo rispettando quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri punti di forza, le nostre eccellenze, il legame che c'è tra le produzioni italiane e le comunità, quindi con una visione che sia olistica e che non sia avulsa dalla realtà, come a volte ci sono organizzazioni che cercano di venderci ricette completamente distaccate dalla realtà e quindi come se si potesse applicare un modello semplice ad un problema complesso. Forse ho sforato sul tempo, dico ancora due cose sul percorso. Grazie. Due cose brevi sul percorso. Una è che noi abbiamo già istituito un tavolo delle filiere al Ministero degli Esteri, un tavolo di settore in cui sono presenti tutti quegli attori italiani che dicevo prima. Da loro abbiamo ricevuto importanti contributi che stiamo mettendo adesso in un documento da mandare alla l'inviata speciale per il vertice, la dottoressa Agnes Kalibata, e ci prepariamo ad un dialogo nazionale che sarà convocato dal Ministro dell'Agricoltura insieme alla Vice Ministra dello Sviluppo nei primissimi mesi dell'anno. Chiudo sul G20 per dire che il tema è così importante per noi che il tema della sicurezza alimentare e della Food Coalition che l'Italia ha lanciato alla FAO sarà al centro dell'agenda dei ministri degli esteri del G20 a Matera il 29 giugno e della sessione congiunta ministri degli esteri e ministri dello sviluppo che si terrà nel pomeriggio dello stesso 29 giugno. Scusate, ho preso forse troppo tempo. Assolutamente, grazie ambasciatore. Grazie, veramente interessante il tuo intervento, ci ha fatto un quadro lucido e puntuale su quello che sarà il percorso della partecipazione in Italia, e ci sentiamo un po' tutti nel nostro piccolo impegnati a partecipare e a collaborare a questo percorso che sarà davvero sfidante. Intanto vorrei salutare il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Lodori, che si è unito già da qualche minuto a noi. Buongiorno e ben arrivato, presidente. E vorrei dare la parola al segretario generale del World Farmers Organization,
Arianna Giulidori, chiedendo alla dottoressa Arianna, eccola, perfetto, insomma, nell'ambito del Green New Deal ci sono delle, come dire, degli obiettivi del sistema dell'agricoltura estremamente sfidanti, addirittura entro 10 anni portare la filiera del cibo e dell'agrofood ad essere carbon free. Ecco, dal di fuori sembrerebbe davvero molto difficile arrivare in così poco tempo a trasformare il sistema produttivo così radicalmente, e mi piacerebbe conoscere qual è la sua posizione rispetto a questa sfida e sapere se davvero, secondo lei, è possibile arrivare a un obiettivo così importante. Grazie, dottoressa Arianna Giulidori. Grazie, direttore, per l'opportunità. Condividerò con voi alcune riflessioni proiettando il mio schermo, ditemi se funziona così. Perfetto, sì. Perfetto, mi scuso, purtroppo la voce oggi non mi assiste, ma spero nella vostra pazienza. Mi permetta di fare un piccolo passo indietro prima di rispondere, per contestualizzare la nostra presenza qua in questa manifestazione e in questo momento di riflessione. L'Organizzazione Mondiale degli Agricoltori è fondamentalmente un'organizzazione voluta da associazioni agricole nazionali di tutto il mondo, voluta proprio per portare la loro voce, esprimere i loro interessi e posizionare gli agricoltori come soggetti chiave per arrivare ad uno sviluppo davvero sostenibile. E ci tengo qui, potete vedere alcuni dei processi su cui l'organizzazione è coinvolta, ma le organizzazioni italiane sono state tra le fondatrici e la scelta è caduta su Roma. Mi fa molto piacere che l'ambasciatore abbia fatto riferimento alla complessità del polo agroalimentare romano e l'impegno italiano. Beh, i primi forse ad aver compiuto questa scelta con cognizione di causa sono stati proprio gli agricoltori, che avevano una precedente organizzazione che aveva sede a Parigi, ma 10 anni fa, nel 2000, festeggeremo 10 anni il prossimo anno, hanno deciso di mettersi proprio là dove il mondo decide sulle grandi strategie per l'agroalimentare. E quindi siamo posizionati a Roma per poter creare una casa degli agricoltori del mondo e avanzare insieme in questa sfida. Ad oggi rappresentiamo circa 1,5 miliardi di agricoltori di ogni dimensione. La nostra è una posizione molto chiara. Rappresentiamo agricoltori grandi e piccoli del nord e del sud del mondo, ma un elemento imprescindibile: l'agricoltura deve essere considerata come un'attività economica che in più svolge una serie innumerevole di funzioni. Con ciò farò anch'io una piccola parentesi sulla questione di come la pandemia abbia completamente rivoluzionato non solo il nostro modo di lavorare come organizzazione, ma la vita dei nostri soci agricoltori nel mondo. Però, al di là delle problematiche e della tragedia, vorrei, per spirito anche di costruzione di qualche cosa di positivo, vorrei evidenziare come questo legame che il dottor Ferrera ha evidenziato di rapporto tra cibo e sostenibilità e tensioni sia emerso anche come una opportunità per rimettere il cibo al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Perché se già stava crescendo a livello di sistema la certezza che l'agenda 2030 avesse bisogno di una centralità del cibo per essere davvero di successo, l'opinione pubblica era ancora lontana, ma con il Covid, purtroppo in una maniera a volte drammatica, l'opinione pubblica ha riscoperto questo, perché l'Italia è stata, anche per le scelte del governo, dei nostri legislatori, è stata risparmiata dalle scene che invece hanno riguardato paesi molto avanzati, in cui gli scaffali dei supermercati vuoti hanno traumatizzato consumatori da tempo del tutto impreparati a una sorta di mancanza di cibo.
In tutto ciò però l'impatto è stato devastante sul mercato del lavoro. Non entrerò nei dettagli, ma il nord del mondo si è trovato a far fronte all'impossibilità di reclutare manodopera e il sud del mondo, dove ILO ci dice che il 90% dell'economia è informale, ha visto crollare completamente a causa dei lockdown il livello di reddito e la possibilità di accesso al cibo per un'infinita platea di persone. Questa difficoltà si associa con le problematiche delle filiere, del commercio, superate nella prima fase poi. Le filiere internazionali sono rimaste aperte, ma sono rimasti problemi anche a livello locale di accesso al mercato per i nostri agricoltori. E la chiamo qua una possibile seconda ondata, non della pandemia, perché purtroppo la seconda ondata è già in corso, ma la seconda ondata che si potrebbe abbattere sull'agricoltura, un'agricoltura che ha fatto investimenti, che si trova quindi esposta finanziariamente, un'agricoltura dove il rischio di mancanza di forza lavoro è ancora vivo e un'agricoltura in cui la problematica di accesso agli input può trasformarsi in una bomba ad orologeria per la sicurezza alimentare nei prossimi mesi. Allo stesso tempo tutto ciò in realtà è stato semplicemente una sorta di cartina di tornasole per le problematiche dei nostri sistemi alimentari che si sono già palesate. Le disuguaglianze, la difficoltà di mettersi di fronte a sfide multiple e complesse, la dipendenza eccessiva da singole colture o dall'importazione, per esempio, la vulnerabilità di certi gruppi. Io qui mi trovo anche a rappresentare oggi l'unica donna del panel, ma il tema delle donne, delle poche possibilità in termini anche di diritto alla terra, di accesso al credito che vengono riservate a queste categorie, per non parlare dei rifugiati. Come vedete, i temi sono tutti, si compenetrano, e sono davvero onorata di intervenire dopo l'ambasciatore, dopo il rappresentante del WFP, che chiaramente mettono tutto questo in prospettiva. Quindi queste sfide sono enormi e molteplici, ma mi sento di dire che c'è un grande protagonista, e è l'agricoltore. Se mettiamo al centro l'agricoltura in ognuna di queste sfide, e con questo, direttore, credo di rispondere quindi direttamente alla sua domanda con una certezza di affermazione, di volontà degli agricoltori di essere parte della soluzione, perché lo sappiamo già che lo sono. Quindi con questo voglio andare velocemente, anche per rispettare i tempi, a discutere di Food System Summit. Non mi soffermerò sul contesto politico, ma è chiaro che l'aspettativa è enorme e che questo summit di persone, di soluzioni, ci deve vedere compiere un passo deciso che cambi alcuni degli elementi. Come agricoltori del mondo, che rappresentiamo agricoltori familiari che provengono da tutti i continenti, siamo convinti che le soluzioni esistano e che con l'agricoltura vadano costruite. L'ambasciatore ha riferito che ci saranno 5 linee d'azione, eccole qua. Per noi agricoltori c'è un'assonanza completa con ognuno degli action track di questo Food System Summit. Non può esserci cibo per tutti senza agricoltura. Perfino i modelli di consumo sostenibili hanno un bisogno vitale di un grande nuovo rapporto tra agricoltura e consumo. L'agricoltura che produce effetti positivi per la natura, per l'ambiente, è chiaramente qualcosa da costruire insieme, così come dentro il tema dell'equità va aperto il grande capitolo anche dell'equità nelle filiere e del valore che resta in mano agli agricoltori come primo grande passo per costruire comunità rurali anche nelle zone più povere che possano non più sopravvivere a stento, ma vivere e fiorire e creare, se la vogliamo chiamare così, un'alternativa rurale di fronte a un mondo che sta precipitando nell'eccessiva urbanizzazione, generando un problema di gestione delle risorse incredibile. E per concludere sulla resilienza e la resistenza agli shock, dove gli agricoltori fanno prova ogni giorno della loro capacità di combattere sfide multiple, come quella del cambiamento climatico e del Covid, ad esempio.
Ne abbiamo discusso a lungo durante tutto lo scorso anno con i nostri membri di tutto il mondo e abbiamo una proposta anche per come affrontare questo summit e gli anni che seguiranno. È una proposta che si basa su dei principi che sono quelli dell'inclusività, della trasparenza e quello che noi amiamo definire un farmers driven approach, cioè mettere l'agricoltura davvero al centro. E con questo intendo dire che si tratta anche di una estrema assunzione di responsabilità da parte degli agricoltori. C'è consapevolezza che ci siano ulteriori cambiamenti, ma tali cambiamenti vanno accompagnati, riconosciuti e supportati. A questi tre principi corrispondono delle azioni, non entrerò nel dettaglio, ma in ognuno dei grandi temi del summit c'è già un lavoro fatto da molte organizzazioni agricole nel mondo e ci sono soluzioni. Se l'Europa si prepara a diventare carbon neutral per il 2050, abbiamo organizzazioni agricole che hanno già piani per arrivare al livello di carbon zero, net zero, nel 2040, se non prima. Questo dimostra quanto dinamismo e quanto bisogno di una comunicazione nuova intorno all'agricoltura ci sia. Quindi, avviandomi a concludere, mettere l'agricoltura al centro, farlo lavorando insieme, fianco a fianco, ma non di certo lavorare da soli. Non abbiamo questa pretesa, sappiamo che si tratta di un discorso sistemico in cui tutta la filiera, il mondo della ricerca, la società civile, la finanza, tutto ciò che c'è a monte e a valle dell'agricoltura, dobbiamo avere la forza di osare nuove forme di partenariati, nuove progettualità, rimetterci tutti in discussione. E c'è questo secondo punto che ci è molto caro come agricoltori e su cui l'Italia è un'eccellenza nel mondo, il rapporto tra agricoltori e consumatori come grande ponte da costruire per spingere tutto il sistema alimentare verso la sostenibilità. L'Italia è una perla, molti dei nostri membri da altre parti del mondo chiedono agli agricoltori italiani di raccontare la loro storia di comunione con i consumatori, di come si sia raggiunta non una tregua, ma una vera alleanza. E su questo anche l'Italia spero che porterà delle testimonianze vigorose al summit dell'anno prossimo. Ma le storie valgono più delle mie parole sicuramente. Qui ho riportato storie da altre parti del mondo dove gli agricoltori, nella semplicità a volte delle soluzioni, hanno tentato di dare risposta a Covid sicuramente, cambiamento climatico, questa molteplicità di sfide. Dal Guatemala, in cui agricoltori abituati a produrre per le esportazioni si sono riciclati, se volete, hanno riconsiderato le loro filiere per rispondere ai mercati locali, contribuendo alla sicurezza alimentare in tempi Covid. La Germania, in cui il tema della salute del suolo, altro grande capitolo che si potrebbe aprire, ha portato a rivedere pratiche anche nella semplice tecnica della rotazione modificata per essere ancora più fruttuosa. Al Kenya, dove c'è un tema importantissimo che è quello della formazione, come ha detto l'ambasciatore, in cui le organizzazioni agricole hanno promosso la creazione di formazione per gli agricoltori ma anche per i cittadini delle grandi città per poter coltivare per esempio degli orti urbani, fino al Nepal, dove la cooperativa, grande soggetto economico degli agricoltori, si è messa a servizio dei fallimenti della logistica tradizionali sperimentati. Ecco, queste sono storie, sono piste che si possono esplorare anche ulteriormente e che speriamo possano guidare anche delle soluzioni dal basso, così come questo summit ci chiama. Auspichiamo quindi che gli agricoltori siano protagonisti nei dialoghi nazionali e ci portino a costruire un percorso passo dopo passo di veramente successo per l'agenda dal basso. Chiudo, se possibile, non so se il tempo ce lo concede, direttore, cerco la sua approvazione in tal senso, con veramente un piccolo video di un minuto e mezzo che racconta questo punto di vista degli agricoltori sui sistemi alimentari. Mi dica lei se ritiene che ci sia. Vada, vada. Lo lancio allora. Perfetto.
E con questo vi ringrazio e grazie, grazie dottoressa. Grazie dottoressa Giulio Dori, davvero grazie per un intervento così appassionato e ricco di spunti. Io ho imparato moltissime cose in questo momento e la ringrazio ancora. È la volta del professor Felice Adinolfi, professore ordinario dell'Università di Bologna, al quale chiederei, benvenuto professore, al quale chiederei quali sono gli orientamenti europei nel prepararci a questo grande evento del Food System Summit e in che modo la Green Deal europea sta contribuendo a questa preparazione. Grazie professore. Grazie a voi, buongiorno, grazie per l'invito. Farei innanzitutto, stando ovviamente nei tempi, una riflessione preliminare. Questa centralità dell'agricoltura, del cibo e anche delle istituzioni internazionali non è nuova ed in particolare, ascoltando anche i racconti di stamattina, non è nuova in questi momenti di crisi. Ricordo che nel 2007, all'epoca, il premio Nobel venne assegnato al Comitato Intergovernativo per i Mutamenti Climatici, nel 2007 credo, e nel 2010, se non ricordo male, prima il G8 dell'Aquila e poi il G20 di Parigi si occuparono di cibo. È chiaro, quindi è evidente come nelle sfide moderne, nelle sfide attuali, sia il cibo, sia la dimensione internazionale, diciamo, della consistenza internazionale dei problemi, delle criticità, è una costante. Ed è una costante, fa piacere che il World Food Program abbia avuto questo riconoscimento, una costante che io ritengo importante sottolineare proprio in un momento in cui invece il multilateralismo sta venendo meno, e questo forse è uno dei temi più grossi, più dirimenti e forse spesso trascurato anche rispetto agli obiettivi di sostenibilità non soltanto ambientale ma anche economica e sociale a cui si faceva prima brillantemente riferimento. La sfida è quella ambientale, ma la sfida ambientale si gioca ovviamente anche su quella commerciale, e qui introduco il tema del Green Deal, perché anche qui è da sottolineare come non per la prima volta, a mio giudizio, l'Europa assume la testa di una sfida, di un processo, di un'ambizione in questo caso, e averla assunta e averla ribadita in questo particolare contesto storico assume secondo me una rilevanza particolarmente straordinaria. Tra l'altro proprio l'altro ieri sono stati risolti anche alcuni problemi di veto che sembravano in qualche modo poter pregiudicare almeno in parte l'avvio di questa transizione ecologica, che inevitabilmente coincide anche con una transizione economica e con una transizione, direi, dell'innovazione più che digitale o tecnologica. Perché il Green Deal, e cerco di entrare in qualche aspetto che magari può essere utile a questo dibattito, oltre a fissare una serie di obiettivi, la neutralità per il 2050, oltre ad affidare al sistema agroalimentare, in particolare all'agricoltura, un ruolo preminente in questa sfida, non fosse altro perché anche da un punto di vista formale derivano dal Green Deal due direttive che saranno straordinariamente importanti. La prima è il From Farm to Fork, la seconda è la strategia europea per la biodiversità, che dovrebbe portare l'agricoltura europea ad occupare per circa il 30% con biologico le superfici agricole. Una sfida, un'ambizione che sono straordinariamente importanti, che però si basano su due elementi fondamentali, secondo me. Uno interno, ed è quello dell'innovazione. Il tema non è più tanto produrre innovazione, questo è ben chiaro al policy maker, è ben chiaro da molti anni, soprattutto al policy maker che si occupa di agricoltura e di agroalimentare, a tutte le latitudini, che il problema nell'agricoltura non è creare innovazione, ma è diffondere innovazione. Allora un tema che sta nel Green Deal, sta tutto nel Green Deal, e che ritroviamo anche poi in vari ulteriori elementi di policy, e che questo tema, questo orizzonte sta cambiando il volto, la pelle delle politiche agricole, di tutte le politiche per l'agroalimentare in Europa. Cioè noi nei prossimi anni sicuramente assisteremo ad una abbondantissima iniezione di risorse
dedicate alla transizione ecologica, che significa transizione organizzativa, che significa transizione digitale. Ci sarà un grosso sforzo che molti commentatori tendono a ridurre nel, diciamo, nel concetto di agricoltura di precisione, di precision agriculture, ma in realtà sarà molto più ampio di questo, che sarà dedicato alle tecnologie e alla diffusione delle tecnologie. Perché? Perché lei prima, introducendo in maniera perfetta, direi, questa sessione di lavoro, questo ambito di riflessione, ha citato di percorso, ha citato il percorso per, diciamo, l'efficienza, no? E lei ha inteso ovviamente il concetto di efficienza come efficienza tecnica, economica, efficienza sociale, efficienza ambientale. Ora, io più che di un percorso parlerei di molteplici percorsi, perché il tema dell'agricoltura, il tema che distanzia l'agricoltura, il tema che fa l'agricoltura un oggetto eccezionale, per questo parliamo, negli ambiti di studio si parla di eccezionalismo agricolo rispetto agli altri settori, è proprio il tema di una profonda interconnessione con il contesto, con il territorio, con l'ambiente. E per questo parliamo di agroecologia e di precisione. Fare quello che serve nella quantità giusta, al momento giusto, nella maniera giusta. Però ogni territorio, ogni azienda ha una sua formula strategica, organizzativa, profondamente diversa dalle altre, soprattutto quando parliamo di un tessuto agroalimentare profondamente stratificato sugli oggetti della qualità, come diceva prima Arianna. Cioè, è un'idea di agricoltura che non è, diciamo, che non può essere ridotta a un'idea di economia di scala, a un'idea di commodity, è un'idea di agricoltura che è qualcosa di diverso, soprattutto nel momento in cui quei percorsi di efficienza non fanno riferimento solo ad una compressione dei costi, ma fanno riferimento soprattutto ad aggiungere valore, valore che non è solo materiale, è anche immateriale. Ed è qui che il Green Deal, o meglio, che chi attuerà il Green Deal, perché c'è un altro tema, e lo vediamo anche ora con le politiche agricole, c'è anche un tema di costruzione di un nuovo processo politico. Noi siamo stati abituati in questi ultimi 20 anni ad un passaggio dal top down al bottom up, ma oggi il bottom up sarà, diciamo, qualcosa di realmente concreto. La PAC si identificherà, la politica agricola comune, in piani nazionali, in piani settoriali, a differenza di quanto è avvenuto dal 1963 ad oggi, con regole comuni per tutti. Oggi sarà lo Stato membro definire obiettivi e percorsi. E in questo, in questa vicenda, ovviamente, ci saranno da fare delle scelte straordinariamente importanti. Come accompagnare questo processo di innovazione, come contestualizzarlo, come rendere tutto questo circolare, è una sfida che per alcuni territori sarà dirimente. Pensiamo alla zootecnia, per esempio. Allora lì, come mettere in piedi una visione circolare di zootecnia? Il Green Deal ce lo sta raccontando, ci sta raccontando che dobbiamo avere una visione, dobbiamo mettere insieme, combinare una visione micro, quella dell'azienda, una visione meso, necessariamente, che è quella del territorio, che è quella del rapporto tra azienda e territorio, nel quale poi si consumano anche quelle vicende della prossimità, di cui abbiamo raccontato prima, della straordinaria filiera degli approvvigionamenti alimentari capace di essere presente ovunque in tutti i momenti, quindi di garantire un obiettivo che è anche strategico di sicurezza nazionale, se vogliamo. E un terzo elemento è quello della sostenibilità economica, della viabilità economica di tutto questo sistema. E lo scambio di efficienza, che poi livello micro, livello meso, livello macro, il mercato, lo scambio di efficienza, questa è la grande sfida, ovviamente va misurato come scambio di energia tra l'apparato produttivo e l'ambiente. Inquiniamo di meno, inquiniamo di più, produciamo più materiale, ne produciamo di meno. Ma va visto anche come scambio di relazioni socioambientali nel medio-lungo termine. Perché il tema non è soltanto quello di quanto inquina l'agricoltura e quanto può questo livello di inquinamento essere mitigato, ridotto, ma quanto questo approccio possa essere sistemico affinché quelle porzioni di agricoltura che non riescono a far questo non scompaiano, perché nel lungo termine, altrimenti non ci starebbe preoccupando in tutto il pianeta di leggi sulla difesa del suolo, perché nel lungo termine il danno che produce l'arretramento non solo dell'agricoltura, ma di un sistema agroalimentare è, diciamo,
è un nano difficilmente sovvertibile. Quando noi parliamo di sistema agroalimentare, quando parliamo di una realtà come quella mediterranea, non voglio stare nel particolare di quella italiana, noi parliamo di un sistema agricolo che è accompagnato anche da un sistema della manifattura che è estremamente puntiforme, che è estremamente, diciamo, anche parcellizzato, che è estremamente legato a trame territoriali che ovviamente rappresentano un valore sociale. Allora ecco, nella costruzione di un paradigma che tutti quanti si apprestano a definire paradigma di modernizzazione, tecnologizzazione, digitalizzazione, che necessariamente ovviamente deve essere costruito e deve accogliere quanti più possibili users, no, all'interno di questa transizione, che ha bisogno di molto, ha bisogno di infrastrutturazione, ha bisogno di conoscenza, ha bisogno di capitale umano, ha bisogno di brokeraggio della conoscenza in moltissimi contesti territoriali. Ecco, all'interno di questa transizione bisogna avere la disponibilità di una traiettoria, soprattutto nel nostro caso mediterraneo italiano, che sia disponibile a tenere in conto una maggiore complessità. La maggiore complessità è fatta da un'agricoltura non omologata, non omologante, ricca di mille sfaccettature, di mille puzzle territoriali, profondamente diversa all'interno di regioni stesse, in cui oggi c'è un'opportunità straordinaria, una politica che non si basa su parametri comuni, standardizzati, europei, ma che possono essere contestualizzati, e quindi, diciamo, una politica che può ricercare dei sentieri propri, anche, come dire, sartoriali, su misura per alcuni territori. Ecco, e vado a chiudere. Io credo che in questa ricerca ci sia bisogno di molte competenze, di molta creatività per il futuro, sia per i policy maker nazionali che per i policy maker regionali. Credo che mai come questa volta abbia fatto bene Arianna, che mi permetto di chiamare per nome perché ci conosciamo, abbiamo avuto più di un'occasione di confrontarci. Quello che non bisogna trascurare, non bisogna fare come prima, è il dialogo con gli stakeholder, che sono fondamentali nel portare avanti qualsiasi tipo di strategia, perché sulle loro spalle che si potrà verificare quello che dice Arianna: essere parte della soluzione, non essere il problema. Ecco, chiuderei qui, se siete d'accordo, rimanendo disponibile a qualche chiarimento. Grazie, innanzitutto, grazie ancora. Grazie ancora, professore Ridolfi. Chiarissimo, estremamente articolato il suo intervento. E vorrei adesso dare la parola al professor Angelo Riccaboni, professore ordinario nonché ex rettore dell'Università di Siena, nonché presidente di Prima, Santa Chiara Lab, eccetera, eccetera. Professore, qual è il ruolo dell'innovazione rispetto a questo processo di cambiamento che gli altri relatori, bene o male, hanno richiamato in, diciamo, toccando varie competenze, ma tutti più o meno sono arrivati alla conclusione che è in atto un grossissimo processo di cambiamento. Bene, chiederei a lei qual è il ruolo dell'innovazione rispetto a questo processo. Buongiorno. Buongiorno, grazie di questa opportunità. Beh, mi sembra che è stato messo molto bene in evidenza appunto il cambiamento in corso e che dobbiamo andare verso sistemi agroalimentari sostenibili, ed è stato detto benissimo. In questa conversazione globale certamente dobbiamo vedere qual è il contributo che l'Italia e il Mediterraneo possono portare, perché questa conversazione è una conversazione che ormai, come avete detto bene, sta riguardando tutti quanti. Io direi che quello che può portare l'Italia è qualcosa di rilevante. C'è una sorta di modello italiano che poi per certi versi ha anche caratteristiche in altri paesi, anche similarità in altri paesi del Mediterraneo, però noi forse siamo quelli che più lo esprimono, un modello basato, come è stato detto, dall'alleanza fra produzione e consumo, e abbiamo degli esempi interessantissimi in Italia di questo. Anche un'alleanza o comunque collaborazione fattiva fra la produzione e la trasformazione. Il tema della biodiversità, che sicuramente caratterizza le nostre produzioni, le nostre attività, la vicinanza ai territori e ultimo anche un collegamento forte a una delle diete sostenibili più importanti al mondo, che è la dieta mediterranea. Quindi ci sono delle caratteristiche che in qualche modo dobbiamo partire da lì, perché sono caratteristiche proprie del nostro paese che sono in grado di fornire un contributo a affrontare il tema della sostenibilità. Allora,
noi abbiamo delle imprese che, date queste caratteristiche, hanno però anche altri aspetti. Sono piccole, piccolissime dimensioni, e questo vale di nuovo anche per molta parte mediterranea. Oggi devono occuparsi di sostenibilità per le ragioni che avete detto. Terzo punto, devono anche essere redditizie. Cioè noi dobbiamo portare sul tavolo questo tema. Il tema è che chi lavora in agricoltura deve avere il giusto reddito, occorre il giusto ritorno. Se noi non abbiamo dei luoghi, dei posti dove c'è il giusto ritorno per gli agricoltori, tutto l'immateriale sparisce. Io stamattina sono stato a fare un'intervista nel Chianti, a San Felice, posto bellissimo, pettinato direi quasi, ma tutto il Chianti è pettinato perché c'è una buona redditività. Quindi questo tema, ma non dobbiamo avere più la preoccupazione di parlare di questo argomento. Allora, come conciliare questi tre termini dell'equazione? E la risposta è una sola. La risposta è l'innovazione. Dobbiamo far meglio quello che facevamo ieri, ma forse non facevamo. E questo tema è un tema, come tu hai detto benissimo, ma anche questo va detto con chiarezza, che l'innovazione però non è solo culturale, deve essere anche culturale. Non è solo tecnica, tecnologica, deve esserlo, e lo è, perché c'è un grande fermento in termini di uso di droni, di sensori, appunto, dove stamattina si parlava di agricoltura di precisione, uso di strumenti che 10 anni fa o 15 anni fa magari non consideravamo così tanto. Ma è un'innovazione anche organizzativa, una innovazione sociale. E in questo anche il nostro paese ha degli esempi molto interessanti. Penso immediatamente ai contratti di filiera. Penso immediatamente a certi partenariati che proprio durante Covid sono partiti. Noi abbiamo casi, 40 imprese siciliane che si sono messe insieme perché hanno capito che dovevano lavorare insieme nel mondo dove stiamo andando. Pensiamo all'opportunità della bioeconomia circolare, il tema del suolo che è stato accennato poco fa. Cioè noi dobbiamo far sì che tutte queste opportunità che ci sono, e noi in qualche modo, appunto, il nostro modello, ripeto, la vicinanza fra produttori e consumatori. Abbiamo degli esempi sia di associazione, non fatemi dire nulla, ma lo dico, Confagricoltura e delle molto interessanti di connessione diretta, ma anche con la trasformazione, lo ripeto. Quindi non dobbiamo aver paura a dire che c'è un modello italiano, che è un modello molto simile al modello anche che possiamo trovare anche in altri paesi mediterranei, però l'Italia forse è più forte in questo. E come diceva giustamente Adinolfi, rispetto a certe esigenze, questo tipo di modello è più consono, è più coerente, può dare delle risposte più giuste. Dobbiamo andare in questa direzione. Certo, l'innovazione vuol dire anche però degli investimenti. Dobbiamo dirlo anche questo. Cioè, gli investimenti, al di là di quello che devono fare le imprese, ma ci sono anche degli investimenti pubblici. Io, come tutti, aspetto con ansia di vedere i dettagli del Next Generation EU. Perché io, appunto, vengo da San Felice, ho fatto 2 curve, la linea del telefono mi è andata giù. Come fai a parlare di agricoltura di precisione se nel Chianti non c'è la linea? Io sto ora a Castelnuovo e Ardenga, durante il lockdown, per avere la connessione sono impazzito. Ora vedete, però sono impazzito. Ma come fai a fare agricoltura 4.0 se non hai la connessione a internet? Il digital divide nel mondo agricolo è molto forte. Quindi noi dobbiamo fare in modo che gli investimenti ci siano sul digitale, sulle risorse idriche, non vi tedio, c'è anche questo argomento, sulla logistica. E poi, come diceva, mi sembra di nuovo Adinolfi o qualcun altro, il tema dell'accesso all'ecosistema dell'innovazione. So per fortuna che qualcosa si sta muovendo, lo vedremo. Cioè noi dobbiamo aiutare a superare una diffidenza che storicamente c'è, giustamente, perché in Italia c'è in tutti i settori, fra ricerca, innovazione e mondo delle imprese. Per tanti motivi ora non è qui il caso di ricordarlo. Nel settore agri-food è ancora più forte. Le imprese sono più piccole, sono piuttosto conservative, hanno altre storie, è più difficile. Allora noi dobbiamo fare in modo che questa connessione, e ci sono dei centri di ricerca ottimi in Italia, Bologna, Napoli, ce ne sono tanti ottimi centri di ricerca, fanno già tante cose, ma ancora di più dobbiamo mettere insieme i nostri ricercatori, i nostri innovatori, con chi lavora nelle imprese. Quindi questo tema della connessione è fondamentale. Ricordo e ribadisco, perché ci credo molto, in questo sforzo di innovazione vuol dire anche sottolineare che l'agricoltore non è il custode del territorio, è un imprenditore. Cioè, WFO
World Farmers Organization fa una battaglia su questo, io credo che sia giustissimo. Dobbiamo vederlo come un attore economico che fa investimenti, quelli che può fare, che fa attività economica, che si aspetta un reddito, è un imprenditore, che poi fa anche il custode del territorio. Magari dovremmo pagarlo perché fa il custode del territorio, come succede in alcuni paesi. Però noi dobbiamo sottolineare il fatto che è un imprenditore, dobbiamo parlare con lui come se si parla a un imprenditore. E questo lo dico perché il settore finanziario ora si sta avvicinando al mondo dell'agricoltura. Ma perché si sta avvicinando? Perché sa che ci sono dei ritorni interessanti al mondo dell'agricoltura. E quindi dobbiamo aiutare anche il mondo dell'agricoltura a parlare col mondo finanziario. Perché il mondo finanziario ha dimenticato un po' come si fa a fare queste cose. In Italia fino a 10, forse anche 20 anni fa, c'era più dimestichezza delle banche a parlare con sistemi agroalimentari. Si è un po' perso. Ora, come vedete tutti anche da pubblicità sui giornali, c'è un grande ritorno. Però ci vuole la capacità delle banche di leggere il fenomeno agroalimentare, che non sono convinto che sono bravissime, e la capacità dell'imprenditore agricolo di parlare con il settore finanziario. Ora, oggi è domenica, qualcuno può pensare che questa è una predica, che serve a poco. No, dobbiamo anche essere concreti. Allora vi dico anche un po' quello che facciamo, perché altrimenti uno dice questo signore dice delle cose. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di promuovere l'attività di ricerca. E noi, come prima, che è una grande iniziativa di ricerca e innovazione che vede il governo, il Ministero dell'Università della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri, tutti con noi, per in linea con l'SDG 17, che forse è quello più importante, mettiamo insieme ricercatori e innovatori di 19 paesi euro-mediterranei con un budget importante di 500 milioni di euro per promuovere la ricerca e innovazione nel Mediterraneo. Mettendo insieme dei team di diversi paesi, abbiamo 1000 team di ricerca in questo momento che stanno lavorando su più di 100 progetti. E questa è una cosa unica, l'Italia è stata leader in questo, l'Italia ha una storia molto importante nella cooperazione internazionale, l'ambasciatore Marappodi ne è ben testimone, è attore, e quindi questa è la direzione giusta, lavorare insieme sulla ricerca e innovazione nel Mediterraneo. E poi nel nostro molto più piccolo, come Santa Chiara Lab, abbiamo costruito una database, una piattaforma per rilevare e valorizzare quelle che sono le migliori pratiche. Perché? Perché appunto gli agricoltori sono degli imprenditori e gli imprenditori gli piace molto vedere cosa fanno altri. L'emulazione è un meccanismo sociale di cambiamento importantissimo. Quindi questa piattaforma che si chiama poi prima Observatory Innovation ha già decine e decine di esempi di progetti di ricerca interessanti, però proprio perché vogliamo parlare di impresa abbiamo anche aperto una sezione con tutti una decina e decina di esempi di imprese che sono innovatrici. Abbiamo più di 50 esempi di imprese che sono in grado di fare queste cose, stanno facendo queste cose, mettono insieme piccole dimensioni, innovazione e sostenibilità. E tra l'altro proprio dentro la Maker Faire abbiamo avuto l'onore di fare un premio per le imprese più innovative e abbiamo selezionato 6 imprese in particolare, particolarmente innovative, di cui 2 grazie all'accordo col commissario Grisenti al padiglione italiano Expo 2020 verranno presentate prossimo anno a Dubai proprio come espressione della migliore innovazione italiana. In più abbiamo fatto un altro programma sempre come Santa Chiara Lab per promuovere l'analisi dell'impresa dal punto di vista della sostenibilità. Questo è un progetto insieme a Fondazione Barilla, alla Columbia University e SDSN per far vedere appunto che noi possiamo e dobbiamo andare a vedere cosa fa l'impresa dal punto di vista della sostenibilità nei vari parametri che possiamo individuare, non per dare delle pagelle. Noi non dobbiamo dare delle pagelle alle imprese, dobbiamo aiutarli a migliorare. Cioè noi dobbiamo aiutare le imprese a capire i gap, a capire dove sta indietro, perché solo così può migliorare. Il nostro sforzo è di fare sì che le imprese migliorino. Chiudo appunto dicendo, io come il collega di Bologna, come tutti quanti, ovviamente stiamo promuovendo tutto questo tema della sostenibilità nell'agroalimentare. Ci rendiamo conto, lo vediamo tutti i giorni, che alcuni a volte pensano che questo tema può essere un peso per l'azienda, perché si immaginano già nuovi formulari, nuovi oneri amministrativi. Allora, attenzione,
Questo non è un peso. Questo, se gestito bene, è una grande opportunità che fa leva, ovviamente, come ho detto prima, può far leva sulle caratteristiche del modello italiano agroalimentare. Però dobbiamo lavorarci. Se non riusciamo a convincere gli agricoltori di questo, se le istituzioni non fanno gli investimenti che ho ricordato prima, se non c'è un passaggio culturale, che per fortuna è in corso perché ci sono molti più giovani che si avvicinano all'agricoltura, se non accettiamo che l'imprenditore, che l'agricoltore è un imprenditore, e non andiamo in questa direzione, attenzione, non è che allora gli altri non lo fanno, i sistemi agroalimentari di altri paesi vanno in quella direzione. E quindi se noi non andiamo convintamente verso questo modello e lo fanno altri, noi perderemo campo, perderemo spazi di mercato, perderemo quote, perderemo anche quello che è il nostro, per certi versi, primazia che abbiamo su questi argomenti. Quindi è un'opportunità che se non cogliamo qualcun altro coglierà. Come sappiamo tutti, il caso del Nutri-Score, che ora non voglio parlarne certo in questo contesto, è un esempio dove altri modelli molto più semplici e semplicistici rischiano di essere condivisi. Se noi non siamo in grado di ribattere, è chiaro che si prenderanno altre strade con documento per la nostra azienda. Quindi chiudo con le parole di Arianna Giulio Dori: la sostenibilità è una grande opportunità, dobbiamo prenderla, altrimenti altri la coglieranno. Grazie. Grazie, grazie professor Riccaboni. Approfitto prima di congedarmi con lei per chiederle di rispondere alla domanda di un nostro ascoltatore. Oggi si può parlare di una sorta di riforma agraria come è avvenuto negli anni 50 nel Lazio e in gran parte d'Italia? Più che riforma, che sono cose che viene dall'alto, diciamo, c'è un grande movimento nell'agroalimentare mondiale, ma italiano in particolare. Quindi c'è una regolazione che sta cambiando a livello europeo, a livello, avrà degli effetti anche nel nostro paese. Credo che più che riforma agraria, che dà del top down, diciamo, dal bottom up c'è una grande sforzo di cambiamento. Diciamo che è un momento storico per l'agricoltura, questo sicuro. Bene, ancora grazie professor Riccaboni. E chiederei a questo punto al vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Eleodori, la cortesia di provare a trarre delle conclusioni da un incontro così articolato e così ricco di spunti. E magari chiederei al presidente, visto che la Regione Lazio, come le altre regioni italiane, stanno lavorando alla programmazione economica dei fondi europei in campo agricolo nei 7 anni prossimi, 21-27, se all'interno di questa programmazione della Regione Lazio c'è stato spazio, ci sarà spazio alla sostenibilità. Presidente. Grazie, mi dà un compito difficile quello di tirare le la ringrazio per questo, però sono assolutamente contento di questa opportunità che mi avete dato di aver partecipato a questo incontro e di aver potuto ascoltare interventi così autorevoli. Ho preso peraltro tanti appunti e tanti spunti che saranno utili nella futura programmazione della quale lei mi ha chiesto, e poi qualcosa la dirò tra qualche minuto. Io volevo partire dall'intervento del professor Riccaboni, che è entrato in profondità nel farci capire come il mondo agricolo nel nostro paese sia in pieno fermento, in profondo cambiamento. Questa è una opportunità, è un periodo che noi dobbiamo cogliere molto positivo rispetto ai cambiamenti che stiamo avendo, perché credo che noi abbiamo trascurato troppo questo settore negli anni, relegandolo al settore marginale nell'attività economica e tra le attività economiche del nostro paese, non capendo che invece può essere uno dei fiori all'occhiello del sistema economico del nostro paese. Lo dico con come dato generale, ma da un punto di vista economico molto preoccupante. Noi nel mondo esportiamo
30 miliardi di euro circa di prodotti agroalimentari su un mercato potenziale di 90, nel senso noi abbiamo un diciamo prodotti agroalimentari di fatto contraffatti, tra virgolette lo dico, insomma, che diciamo vengono venduti come prodotti agroalimentari italiani e che invece italiani non sono. Quindi noi abbiamo peraltro una nicchia di mercato da recuperare nel mondo assolutamente molto molto importante. E è chiaro che la futura programmazione ci dà lo spunto di cambiare un po' la rotta e andare in una direzione un po' diversa. E qui prendo anch'io cioè, invece spunto dalle parole del professor Adinolfi, che un po' conosce il lavoro che noi stiamo facendo e come la nostra programmazione vada nella direzione di una forte attenzione all'ambiente, alla creazione del lavoro, anche al ricambio generazionale. Guardate, perché noi abbiamo sempre pensato, a mio avviso, fatto qualche errore di programmazione negli ultimi diciamo nell'ultimo quarto di secolo rispetto all'agricoltura. Non abbiamo immaginato l'agricoltura come impresa, lo diceva bene prima il professor Riccaboni. Non l'abbiamo almeno nella maggior parte diciamo, del paese. Poi c'erano alcune realtà che invece hanno utilizzato questa diciamo, e si sono sviluppate in questa direzione. Ora anche gli investitori si stanno accorgendo di quanto invece il mondo agricolo sia un'impresa. Ma oggi non c'è un'impresa, e in particolare noi abbiamo un settore, quello agricolo, fatto di realtà piccole, come lo dicevano, non ricordo chi, forse anche qui il professor Inolfi, il professor Riccaboni, di realtà molto, diciamo, abbastanza parcellizzate, che noi dobbiamo aiutare da un lato a fare sistema e dall'altro a innovarsi, perché oggi non c'è impresa senza innovazione. E da qui la sfida dei fondi europei del futuro, che peraltro, come diceva bene prima il professor Adinolfi, sono state, diciamo, il futuro sarà diciamo, diverso da ogni paese. Mentre prima era regolato a livello europeo, oggi le singole realtà nazionali hanno possibilità di sviluppare politiche agricole diversificate. E noi dobbiamo cercare di inserirci in, diciamo così, in un mercato internazionale e competere a livello internazionale, e se non ci organizziamo è chiaro che altri partner europei, che in quel caso sono competitor, prevarranno su nicchie di mercato che invece dovremmo provare ad occupare noi. E quindi noi dovremmo aiutare le piccole imprese diciamo, a ridosso della futura programmazione, quindi attenzionare la futura programmazione nel cercare di fare sistema, aiutare le piccole imprese ad innovarsi e ad immettersi su mercati internazionali che possono essere di diciamo così, di ampio sviluppo e dare ampie opportunità a questo sistema produttivo, ripeto, che noi in passato spessissimo abbiamo trascurato. Questo lo dico senza dimenticare quelle sfide che a livello globale all'inizio dell'incontro sono state ricordate. Io credo che questo, la lotta alla povertà, la lotta alla diciamo così, e colgo l'occasione per complimentarmi per il Nobel per la pace sul World Food Program, che mi sembra il giusto riconoscimento ad un programma che ha una funzione a livello globale imprescindibile, quindi è di prima rilevanza, perché l'utilizzo del territorio non può essere diciamo così esclusivamente un utilizzo diciamo a fini esclusivamente utilitaristici, no? E sfruttato esclusivamente a fini economici. E è chiaro che noi le sfide che abbiamo a livello globale diciamo come diciamo società devono vedere l'Italia e Roma in particolare, perché qui insomma ce l'ha ricordato benissimo il direttore generale, che Roma
è la capitale, diciamo, del, diciamo, dove sono presenti la FAO, la PAM, e quindi viene vista anche a livello globale come riferimento sulle sfide che ci aspettano per combattere la fame del 10% della popolazione mondiale. E quindi una sfida assolutamente importante che noi dobbiamo aiutare tutte le organizzazioni internazionali a combattere ad avere gli strumenti per affrontare nella, diciamo così, nella, diciamo con capacità di riuscire appunto a fronteggiare quello che sembra e quello che sarà un problema sempre più grande nei prossimi anni. Allora, la sfida che noi abbiamo davanti è quella di vedere l'agricoltura come risorsa e come opportunità. Risorse economiche, quindi aiutare lo sviluppo di un'economia basata sull'agricoltura, opportunità anche di curare alcuni mali che la società moderna ha diciamo ingigantito nell'ultimo periodo e che deve necessariamente invertire la rotta e tornare ad affrontare con caparbietà se non vogliamo che diventi un problema che già oggi porta diciamo così a guerre e attenzioni sociali, e che questi problemi non si estendano a numeri sempre, sempre maggiori, fermo restando che già il 10% che veniva ricordato prima, di circa 700 milioni di persone, quindi il 10% del diciamo complessivo, mi sembrano una cifra che non può essere trascurata. Quindi io su questo credo che noi, il Lazio, il paese tutto, debba fare la propria parte, e qua colgo anche, diciamo, visto che mi ha dato l'onere e l'onore di concludere, di tirare un po' le somme di questa giornata, io mi ero segnato due o tre punti. Il primo punto e la prima affermazione che io farei diciamo rispetto ai contributi che oggi sono stati dati, mi sembra che può essere che la sostenibilità del sistema agricolo è sì il risultato di un processo tecnologico che noi spesso abbiamo pensato non potesse essere applicato, utilizzato in agricoltura, ma invece come prima veniva ricordato da tutti, le nuove tecnologie sono assolutamente fondamentali per l'agricoltura 4.0, quindi partendo dalla digitalizzazione, che è la sfida del futuro e uno dei settori sul quale io credo debba caratterizzare i futuri investimenti del nostro paese, nel Next Generation e nei fondi strutturali 21-27, noi dovremmo fare lo sforzo di concentrarci, e noi come Lazio abbiamo proposto questo, di concentrare gli sforzi nell'utilizzo di queste risorse che saranno consistenti nell'ammodernamento del paese in tutti i suoi settori. E quindi dicevo, la sostenibilità non è soltanto il risultato di un'evoluzione tecnologica, ma debba essere necessariamente anche un processo culturale, e quindi sono le idee, i comportamenti delle persone che devono guidare questo cambiamento, a mio avviso, epocale. La seconda idea che mi ero, diciamo, il secondo spunto che avevo immaginato è che il costo, la responsabilità di questo cambiamento debba essere un costo e una responsabilità condivisa da tutta la società. Non deve, a mio avviso, ricadere esclusivamente sulle spalle del mondo produttivo, ma debba essere ripartito, diciamo, perché dare un giusto riconoscimento agli sforzi di chi sarà più impegnato in questa sfida, nella sfida del cambiamento e della sostenibilità, io credo debba essere una delle priorità anche qui nell'utilizzo delle risorse future. Faccio un esempio: le nuove forme di approvvigionamento energetico nel nostro paese negli ultimi 15 anni si sono sviluppate
perché sono state immesse in questo settore ingenti e cospicue risorse per far sì che si andasse verso energie rinnovabili anche da parte di privati cittadini e quindi di singole unità abitative, di singole e non necessariamente imprenditori. Ecco, io credo che quello sforzo lì noi lo dovremmo replicare anche in altri settori, come nel settore agricolo, per far sì che anche il piccolo imprenditore possa investire nella diciamo così, in questa direzione, nell'ammodernamento, nella sostenibilità del sistema, che spesso passa per l'essere meno produttiva. Mi spiego meglio. Noi dobbiamo, diciamo così, il Green Deal pone come obiettivo, uno degli obiettivi, la diminuzione dell'utilizzo dei fertilizzanti. Questo però senza pensare alla diminuzione della produzione, perché necessariamente avviene, nel senso, io credo che è un processo quasi automatico. Ecco, quindi immaginare questa, diciamo, questo accompagnamento a queste scelte che ogni singolo produttore dovrà fare, io credo che è una necessità che abbiamo, davanti. Prima, e lo dico questo perché dobbiamo tornare a programmare, prima però di intraprendere qualsiasi percorso e qualsiasi strada, prima di agire sostanzialmente, noi dobbiamo cercare in questo settore di utilizzare, diciamo, di trovare soluzioni efficaci, altrimenti tutto il peso del cambiamento andrebbe a ricadere, potrebbe ricadere sui singoli produttori, sui singoli, sul singolo produttore e non quindi essere condiviso da tutta la società e quindi in qualche modo spaventare il produttore stesso che potrebbe fermarsi davanti a uno scenario che vedrebbe un po' complicato. L'ultimo tema, e chiudo, poi con una proposta, diciamo, volevo fare, lanciare anche una proposta per il prossimo anno. Noi su questo percorso da intraprendere credo che abbiamo prima c'è qualcuno l'ha detto, abbiamo bisogno di una forte alleanza con i consumatori. Il vero motore, a mio avviso, di un mercato virtuoso è il consumo consapevole, quindi il cittadino, il consumatore deve essere coinvolto in un processo di cambiamento radicale del sistema produttivo e quindi anche della qualità dei prodotti. Perché prima è stato detto, sicurezza alimentare e buona alimentazione vanno di pari passo e io aggiungo, hanno ricadute sociosanitarie importantissime, i costi sociosanitari importantissimi. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo far sì che questa trasformazione e questa necessità di una trasformazione radicale di un settore strategico come quello, quello agricolo, io credo debba essere portata avanti in una forte alleanza sia con i consumatori sia, a mio avviso, credo anche con eventuali investitori che, come diceva qualcuno che è intervenuto prima di me, iniziano a vedere il settore agricolo come un possibile campo dove poter investire risorse per sviluppare modelli economici interessanti e remunerativi. L'ultima proposta, io credo che in occasione, cioè in diciamo il prossimo anno, in, diciamo in autunno ci sarà a New York il Food System Summit, quindi da qui a 10 mesi ci sarà questo importante appuntamento internazionale. Ecco, io riflettendo mentre durante il dibattito, scambiandoci un messaggio anche con il presidente Ciarla, che saluto, che è stato il primo intervento di questa giornata, noi potremmo essere disponibili ad immaginare anche una tappa di avvicinamento, una giornata diciamo, da definire come e con chi, e lo dico anche al direttore generale della Farnesina, che visto che a Roma abbiamo e siamo il punto di riferimento di programmi agroalimentari per il mondo, potremmo immaginare
una tappa di avvicinamento a questa importante a questo importante appuntamento del prossimo rispetto a questo importante appuntamento del prossimo autunno, per avere e per dare dei contributi e degli spunti di riflessione diciamo che possano partire da Roma. Grazie a tutti e buon proseguimento. Anche io approfitto per fare gli auguri di diciamo nell'imminenza delle festività a tutti, saranno festività un po' diverse, però insomma e quindi colgo l'occasione di buone feste di fare buone feste a tutti quanti. Grazie. Grazie, grazie Presidente Lodori, grazie per le sue conclusioni e grazie anche per aver lanciato questa proposta che potrebbe essere davvero interessante per il nostro territorio e che spero che venga poi realizzata, diciamo, in collaborazione con le tante forze interessate. Io ringrazio tutti, ringrazio le tantissime persone che hanno assistito ai lavori di questa giornata e ringrazio in particolare i miei ospiti e i relatori che hanno davvero che ci hanno davvero regalato degli spunti e dei contenuti particolarmente interessanti su un tema che credo sia a cuore a tutti. Arrivederci e grazie. Ah, nel ricordarvi, scusate, che chiunque voglia può a breve rivedere on demand registrato sul piattaforma della Maker Faire questo convegno. Vi saluto ancora e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Arrivederci.